Ferraro perché, se non sbaglio, mio padre porta lo stesso cognome. No, perché? Che domanda è? Ah, però posso raccontare una cosa sul mio cognome. No? Dicono che chi ha cognomi provenienti da città italiane, perché il mio cognome in realtà sarebbe Ferrara, perché per un errore all'anagrafe è diventato Ferraro, dicono che queste persone abbiano delle origini ebree. Non si può mai sapere. Allora, io inizialmente ho sempre voluto fare il giornalista. Sono cresciuto con l'idea di voler fare il giornalista sportivo, poi il giornalista di cronaca, poi quello che parla della politica, però in realtà sono stato molto deluso dal mondo del giornalismo, per cui però provavo un certo piacere perché lavoravo in una televisione e presentando il TG locale provavo un certo piacere di guardare in telecamera e rabbonire anche le notizie più stupide che si potevano passare, tipo il gattino si è perso, una cosa del genere. Per cui ho detto, ma forse è bello riuscire a dire in un certo modo delle cose attraverso il filtro di un occhio esterno, che in quel caso era quello della telecamera. Nel caso del teatro invece è quello proprio dello spettatore vivo che è davanti a te. E poi ho fatto un laboratorio importantissimo per me, che è quello dell'elicantro, che è di tre anni. Il primo anno, insomma, l'ho vissuto con un certo distacco, però qualcosa mi diceva che forse questa strada poteva essere percorsa per una crescita personale. Il secondo anno un piede l'ho messo dentro, un piede l'ho lasciato fuori. Il terzo anno ho contratto la malattia, che è quella del teatro. Mancavo il teatro perché è l'azione, il fare, costruire pure gli oggetti di scena, è una cosa a cui non riuscirei mai a rinunciare, pure a mettere i chiodi dietro le quinte per poggiare gli oggetti che vanno in scena, e tutta la preparazione che è la malattia. Grande preparazione, sia soprattutto perché Shakespeare andando proprio nel tecnico, secondo me, ha dei periodi molto lunghi, molto articolati, e riesce a condensare tante immagini in un solo periodo, per cui bisogna essere molto, molto, molto preparati tecnicamente, nel senso di poter affrontare dei periodi molto lunghi da articolare, e soprattutto poi dare delle... è come... Se tu hai in un tratto che devi portare fino alla fine, devi fare tante variazioni. E quella è la grande sfida di Shakespeare, cioè riuscire a colorare quanto più possibile una partitura che è ferrea. Però sappiamo che quanto più è grande una persona, tante più possibilità ti dà per esprimere. Io no, inizialmente volevo diventare Freddie Mercury, poi dopo che mi è passata questa cosa ho iniziato a fare sport, ho iniziato a giocare a calcio, però ero troppo corto e troppo ghiatto per giocarci, per cui ho dovuto cambiare sport, ho fatto atletica e volevo diventare Linford Christie, cioè il più grande velocista britannico, per cui volevo arrivare alle Olimpiadi. Sono ritornato alla musica e volevo il mio obiettivo era quello di arrivare a suonare con i Radiohead. Questo mestiere lo faccio per noi, nel senso non per te, perché non faccio solidarietà, non lo faccio per me perché non voglio essere una persona egoista, dico lo faccio per noi, godiamo di questa cosa.